Dopo 4 partite la Virtus Lanciano ritrova la vittoria, stavolta niente beffa nel finale, stavolta nessuna rimonta subita, la Virtus sciupone e distratta delle ultime uscite lascia spazio ad un atteggiamento cinico e concreto, concede poco e in quelle occasioni provvede Nicolas, al resto pensa il piede fatato di Carlo Mammarella, suo il gol partita. Positivo nella Virtus il rientro tra i titolari di Federico Amenta, complice la squalifica di Ferrario, col ritorno di Aquilanti per Conti, D'Aversa poi conferma 9/11 della squadra che ha impattato col Trapani, Gatto in panchina, Tiam esterno del tridente. Anche Tesser ripropone 9/11 dell'assetto che ha espugnato Frosinone, Bocinov e Jansé al posto di Ceravolo e Fazio. Dopo 12 minuti Mammarella e Amenta rispolverano il loro abituale feeling, piattone del centrale sull'esterno della rete. Sempre Amenta dà il là all'azione che porta la botta centrale Monachello. Amenta a suo agio nei panni di regista arretrato, al 22esimo in becca Monachello, stop e girata repentina sventata in corner da Meccariello. Gara comunque equilibrata e nella quale la Ternana replica negli ultimi 20 minuti di frazione, intanto con la doppia conclusione di Crecco. La migliore palla gol del primo tempo arriva al 29esimo, Bocinov serve a Venatti che si beve Trust ma si fa ipnotizzare da Nicolas. Bravo l'attaccante a iniziazione, meno in fase di finalizzazione. Ultima chance al 45esimo con il tocco sotto porta di Bocinov che finisce a lato. Ripresa e dopo una manciata di minuti, altra azione che vede protagonista Bocinov, vince un rimpallo e scocca un sinistro forte angolato. La risposta di Nicolas è da campione con la punta delle dita, palla in angolo. Più semplice è l'intervento del portiere brasiliano sulla lenta punizione di Viola. Finita la fase di leggera sofferenza, la Virtus pone le basi del colpaccio. Tiam da angolo prova a bissare il 2-1 al Trapani, ma la mira è alta. Entra Gatto per Monachello al 26esimo e dopo un giro di lancette il gol partita. Punizione cross di Mammarella, in tanti si avventano sul pallone, ma nessuno lo tocca e Brignoli è ingannato. La palla si infila alla sua destra, secondo gol stagionale per il capitano rossonero, la cui traiettoria è mancata da Gatto e Bastola. Trust non arriva, ma la palla va dentro. Tesser si gioca la carta Falletti, ma il neo entrato non sorprende Nicolas. Nel finale Virtus pericolosa con le ripartenze di Leonardo Davide Gatto, facile la prima parata di Brignoli, più difficile la seconda sulla sassata dell'esterno rossonero. Al 94esimo, all'ultimo assalto, pericolo in area frentana, Diop va giù dopo il contatto con Mammarella, Pezzuto di Lecce fa giocare e subito dopo chiude le ostilità scatenando le proteste del tecnico delle Fere Tesser. Per la Virtus missione compiuta e venerdì la squadra rossonera lancerà la sfida alla capolista Carpi del grande ex Fabrizio Castori.